Il libro prosegue spiegando in modo simile anche la vaporizzazione e la condensazione. Vaporizzazione quando la sostanza passa dallo stato liquido allo stato di vapore, quindi quando assorbe calore dall'esterno. Condensazione invece quando fa il contrario, cede calore all'esterno e passa dallo stato di vapore allo stato liquido. In questo caso si tratta sempre dello stagno, si riconosce dal fatto che la temperatura d'ebollizione è il valore dello stagno. Come vediamo qua sotto, questa è la temperatura di ebollizione. Le considerazioni sono identiche a quelle del video precedente e anche le formule che si utilizzano, solo che va utilizzato il calore latente di vaporizzazione anziché quello di fusione. Il libro conclude con due osservazioni. La prima è che parlando dell'acqua, il calore latente di vaporizzazione è quasi 7 volte maggiore di quello latente di fusione. Quindi vuol dire che serve quasi 7 volte più calore per far vaporizzare, per esempio, 5 kg d'acqua liquida piuttosto che per far fondere gli stessi 5 kg ma di ghiaccio. Cioè per l'acqua la fusione è meno impegnativa della vaporizzazione. L'acqua contenuta in un pentolino bolle tanto a lungo prima di evaporare tutta, proprio perché serve tanta energia per farla vaporizzare tutta. Poi il libro spiega che esiste l'evaporazione che avviene a tutte le temperature, non solo nel caso dell'acqua a 100 gradi centigradi. Infatti, pozzanghere e vestiti lavati si asciugano senza arrivare ai 100 gradi centigradi. L'ebollizione e l'evaporazione sono due diversi aspetti della vaporizzazione. Quindi, a rigore, quando noi abbiamo l'acqua a 100 gradi centigradi, dobbiamo parlare di ebollizione e non di vaporizzazione.